Ci troviamo ad Amsterdam al Congresso europeo di cardiologia, l'ESC. Tra le nuove linee guida presentate in questo congresso ci sono quelle per la gestione delle sindromi coronariche acute, quindi una patologia molto importante anche dal punto di vista epidemiologico. Ce le facciamo spiegare da una vera esperta, dalla professoressa Bianca Rocca, professore di farmacologia all'Università Cattolica di Roma e membro del Committee for Practice Guidelines dell'ESC, che quindi queste linee guida le conosce molto bene anche per essere stata uno dei revisori proprio di queste linee guida. Professoressa, innanzitutto se ci dà un po' una sintesi dei messaggi chiave di queste nuove linee guida per i pazienti con diabete e sottostante malattia cardiovascolare alle quali lei ha fattivamente contribuito. Prego. Sì, allora queste linee guida di fatto sono una importante novità rispetto a quelle del 2012, perché intanto nuovi studi sono stati pubblicati, quindi nuove evidenze forti, importanti, e diciamo che i tre punti qualificanti di queste linee guida sono stati un nuovo score di rischio cardiovascolare dei pazienti diabetici, che è lo score 2 diabete, dove fondamentalmente su un'amplissima casistica è stato prima generato e poi validato un livello, la capacità di stratificare i pazienti diabetici per fattori cardiovascolari generali ma anche specifici del diabete, quindi l'emoglobina glicata, il danno d'organo per esempio, che sono diciamo caratteristiche proprie del paziente diabetico. Quindi questa è una prima importante novità correlata anche con la geografia. L'altra è una sezione dedicata all'insufficienza renale, che è una problematica importante nel paziente diabetico. Le ultime evidenze sui farmaci inibitori del SGLT2, del GLP1, del recettore del GLP1 e poi degli aggiornamenti per la parte dei farmaci antitrombotici, quindi sicuramente delle linee guida nuove, innovative, con uno sguardo diverso verso il futuro. Professoressa, veniamo invece alla parte di cui lei si è occupata direttamente, visto che ha coordinato tutte le attività riguardo appunto alla terapia antitrombotica. Andiamo per i punti chiave. Il primo è l'utilizzo dell'aspirina in prevenzione primaria. Cosa è stato stabilito? Allora, l'aspirina è rimasta come raccomandazione di tipo 2B e livello di evidenza A. Fondamentalmente ci sono stati nuovi dati sulla sicurezza dell'aspirina in pazienti trattati per quasi 10 anni con una coorte di oltre 15.000 pazienti, e su questi pazienti l'aspirina non ha causato nuove emorragie o nuove morti o aumento della demenza, quindi è un elemento importante per la sicurezza dei nostri pazienti. E inoltre l'aspirina in prevenzione primaria, quindi nei pazienti ancora senza nessun evento cardiovascolare maggiore sintomatico, è stata raccomandata in tutti i pazienti, indipendentemente dal livello di rischio. Questo è sempre sulla base di evidenze importanti fornite da trial clinici di fase 3, assolutamente rigorosi e ben adeguati in termini di potere statistico. Professoressa, perché c'era il dubbio che l'aspirina potesse aumentare invece problematiche cognitive? Perché era stata fatta l'ipotesi che se avesse aumentato i microsanguinamenti vascolari a livello cerebrale avrebbe potuto aumentare fenomeni tipo la demenza, mentre non vi è nessuna evidenza, anzi il trend di questi dati di aspirina contro placebo mostrano un beneficio minimo, anche se non significativo. Veniamo invece all'aspirina in prevenzione secondaria, dove ovviamente l'utilizzo è consolidato. Le novità quali sono? Per quanto riguarda il diabete, questa task force ha deciso di non raccomandare nessuna strategia di cosiddetta de-escalation, cioè di riduzione della intensità della doppia terapia antiaggregante post sindromi coronariche acute. Quindi per i pazienti diabetici il riferimento sono 12 mesi di terapia antiaggregante combinando aspirina e ticagrelor o prasugrel in caso di sindromi coronariche acute. Invece in caso di sindromi coronariche croniche l'associazione è
per 6 mesi aspirina e clopidogrel, e questo sulla base dello studio TEMIS, che ha mostrato invece un aumento significativo delle emorragie maggiori e soprattutto delle emorragie intracerebrali dall'associazione del ticagrelor con l'aspirina. Quindi sulla base di queste evidenze non è raccomandata la cosiddetta de-escalation, non è raccomandato fare test di terapia antiaggregante e il riferimento sono 12 mesi di doppia antiaggregazione. Ecco, invece passiamo alla tripla terapia antitrombotica. Qual è il suo ruolo, professoressa? Esiste poi tutta una serie di pazienti che, per esempio, avendo fibrillazioni atriali, hanno una chiara indicazione alla terapia anticoagulante, e in questo caso rimane l'anticoagulante diretto preferito rispetto alla varfarina. Questi pazienti possono andare incontro a sindromi coronariche acute, quindi ad angioplastica, quindi a necessità di aggiungere alla terapia anticoagulante una terapia singola combinata antiaggregante, e sulla base di 2 recenti meta-analisi e della considerazione che il paziente diabetico rimane un paziente prevalentemente a rischio trombotico, la task force ha raccomandato la tripla antiaggregazione per almeno una settimana dopo l'evento, ma anche fino a 3 mesi dopo l'evento acuto, dopo la rivascolarizzazione, in considerazione del profilo trombotico ed emorragico eventuale del paziente cardiovascolare diabetico con complicanza di sindrome coronarica acuta in aggiunta alla sua fibrillazione, quindi in aggiunta ad una chiara indicazione rispetto alla terapia anticoagulante. Professoressa, l'ultimo punto importante è il tema di come prevenire i sanguinamenti, soprattutto quelli a livello del tratto gastrointestinale, quindi il ruolo dell'inibitore di pompa. Cosa ci dice? Allora, dei trial recenti e un'analisi molto attenta di tutta quella che era l'evidenza che si è accumulata finora hanno fondamentalmente dimostrato in maniera molto chiara che il rischio di sanguinamento gastrointestinale acuto è lo stesso per clopidogrel in monoterapia verso aspirina in monoterapia verso ticagrelor in monoterapia, e che l'aumento del rischio gastrointestinale è proporzionale anche al numero di farmaci antitrombotici che vengono combinati. Pertanto, con classe 1 livello A di evidenza, viene raccomandata dalla task force l'uso di inibitori di pompa protonica quando i pazienti facciano terapia antitrombotica combinata, che vuol dire 2 antiaggreganti, un antiaggregante e un anticoagulante, o per esempio triplice terapia antitrombotica. Quindi qualsiasi combinazione necessita della prevenzione del sanguinamento gastrointestinale. Con un livello inferiore, ma comunque sempre 2A di evidenza, l'uso di gastroprotettori, preferenzialmente inibitori di pompa protonica, viene raccomandato anche nei pazienti in singola terapia antitrombotica, che vuol dire monoterapia antiaggregante o anche singola terapia anticoagulante. Quindi è un concetto più legato al danno all'inibizione dell'emostasi singola o combinata piuttosto che al singolo farmaco, perché in questa direzione vanno le evidenze.